Beh, a nome mio personale, a nome della Regione Abruzzo e finché a voi il privilegio e l'onore di rappresentare tutti gli abruzzesi, desidero ringraziare prima di tutto per l'invito e secondo desidero complimentarmi, congratularmi con una eccellenza imprenditoriale che ha fatto sì che il nostro Abruzzo fosse più forte o meno debole in determinate situazioni e che fosse considerato nel mondo capace di esprimere un'imprenditorialità di qualità, un prodotto di qualità e una visione e una capacità imprenditoriale straordinaria. Io sono particolarmente fiero in questa occasione di rappresentare la Regione Abruzzo. Il marchio De Cecco oggi è un marchio, come detto, di valenza non solo internazionale, ma identifica i produttori di pasta di qualità italiana e marchio della qualità italiana per la pasta. Per noi abruzzesi è qualcosa di più, è la capacità di una comunità di essere magari in grado anche di poter esprimere queste potenzialità. La Regione Abruzzo ha ovviamente non solo intenzione di poter essere a fianco nell'ipotesi, nel modo in cui sarà possibile, ma ritiene anche, scusi, i contratti di sviluppo internazionali, uno dei contratti di sviluppo particolarmente significativi, valutati anche positivamente dall'Italia, è quello della DECECO. Il settore nel quale operate è un settore strategico per noi, un settore importantissimo. Oggi è strategico per il Paese. Di fronte ad una crisi alla quale faceva riferimento De Cecco, abbiamo segnali in controtendenza per pochissimi settori. Il settore dell'agroalimentare è uno di questi, ma soprattutto il settore della pasta. Nel 2012 tutti gli indicatori danno anche una crescita sia delle esportazioni che del clima di fiducia per questa attività imprenditoriale e questo tipo di produzione. E per questo per noi assume una valenza fondamentale. Ai dipendenti della De Cecco, che ovviamente sono stati evocati e che sono degli operatori straordinari alla stregua della classe dirigente, della famiglia e della classe dirigente, che deve andare il mio saluto, il riconoscimento del lavoro fatto e una sottolineatura. Oggi vedete, questo è un paese che ha gran parte dei suoi cittadini sotto una forma di precarietà. Non sono precari solamente gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, gli idraulici, tutti coloro che svolgono attività libero professionale. Non sono precari solamente quelli che vengono definiti liberi professionisti, sono precari, come abbiamo capito, anche i lavoratori a tempo indeterminato delle imprese private. Forse oggi possiamo cominciare a temere che anche i dipendenti dello Stato, della pubblica amministrazione, che per definizione non hanno mai avuto rischi sotto questo punto di vista, possiamo temere che nello scenario peggiore che si può ipotizzare, che noi ovviamente speriamo che venga in qualche modo evitato, possono non essere più così sicuri del loro posto di lavoro a vita. I dipendenti della De Cecco, in questo caso, pur essendo siamo lavoratori di imprese private, credo che assumano ed entrino in una di quelle fasce che rendono, diciamo, più stabile e più sicuro il futuro lavorativo. E questo è un dato, direi, veramente molto significativo e importante. Io ringrazio, non mi dilungo. Le sfide che dovrà affrontare questa regione, questo paese, il mondo occidentale sono incredibili. Perché, come ha detto De Cecco, probabilmente non ci sarà nessuna provvidenza che scenderà dall'alto, non ci sarà nessuna soluzione magica che consentirà al nostro paese, al nostro
mondo di far fronte a quelle che sono le nuove tre grandi sfide che vengono poste e che noi ancora non abbiamo capito: la globalizzazione, la bioetica, le questioni relative alla informatizzazione. Sono processi che non sono arrestabili né condizionabili a livello locale. Su questo credo che giocheranno molto la partita, oltre che gli stati e i governi, ma nei limiti della potenzialità in cui un'economia è globalizzata e non si governa più a livello locale, le capacità, la fortezza, l'intraprendenza, il coraggio, la determinazione, la necessità dei nostri uomini e dei nostri imprenditori e dei nostri lavoratori. Io faccio i migliori auguri alla DECECO, sono certo che tra 127 anni la DECECO ci sarà ancora, e noi forse no, forse nemmeno come Stato, nemmeno come Regione, e auguro ogni bene a tutti voi, alla vostra famiglia e a tutti i dipendenti della vostra attività. Grazie. Grazie al Presidente Gianni Chiodi. Sul palco Don Antonio Di Lorenzo, vicario.